Capitolo 3, una notte insonne. Ok, siamo arrivati al capitolo 3, molto bene. Vediamo se ci dice qualcosa. Il Grofheim era qua su a nord, dove erano stati appunto confinati i dredge, i distruttori. Akon, siamo tornati. Mogrek che parla con Akon, Sono riuscito a reclutare più guerrieri di quelli che volevi, Astrand e più armi, e anche provviste extra. Ti riprendi realizzando solo ora che Mogrek ha parlato con te. Da quando è morto Vognir, tutti cercano te per prendere decisioni, è faticoso. In pratica sembra la storia di leaders, cioè delle persone che sono costrette a prendere il comando forzatamente per causa degli eventi. C'è un pochino un richiamo a Game of Thrones in questo senso, no? Ognuno è intento a, cioè lì diciamo sono intenti a cercare di diventare dei leader, invece qui è un pochino più casuale la cosa, no? Sembrerebbe. Akon? Ti ho sentito. Ero perso nei miei pensieri. Dicevo che i Varl che abbiamo inviato a Strand sono tornati. Varl come noi, come Akon. Il governatore ci ha dato quasi tutto quello che volevamo. Molto bene. Molta resistenza da parte del governatore? Un po', non credo che fosse felice di comprare i combattenti usando il suo denaro. Ha anche insistito perché prendiamo uno dei suoi leccapiedi perché sorvegli la sua proprietà, un uomo di nome Eirik. Eirik? L'ho incontrato, sembrava abbastanza competente. In ogni caso, il governatore dovrà passarci sopra se non vuole i distruttori a invadere le sue strade. Ok, abbiamo fatto fuori tutti i distruttori che vagavano da queste parti mentre eri via. Allora basta con le chiacchiere. Oh, si rivede anche Ludin. Sei sicuro che la tua ferita sia guarita, Ludin? Ricordiamo la ferita che si procurò quando affrontò da solo tre dredge, di cui uno enorme. Gli chiede Mogra. Sono d'accordo, dice Ubin. Sono andate storte già abbastanza cose. Se succede qualcosa al principe durante una missione di pace, l'alleanza andrà in frantumi. Perché parla di alleanza? Parla di alleanza tra umani e Varl, che si sono messi insieme, come dicevo, appunto, contro i dredge, contro la ricomparsa dei dredge. O peggio. Hanno ragione, Ludin. Allora, scegliamo che cosa dire. Tramite la bocca di Ubin. Hanno ragione, Ludin, ritorna a Strand, vai a casa. Ludin decide da solo, Vognir è morto, non ha nessuna ragione per rimanere. Allora, facciamolo decidere da solo. Ludin decide da solo. Non faremo altro che rimandare, io non voglio soffrire per i distruttori una seconda volta. Portateci alla strada degli erranti, oppure fate il vostro lavoro e massacrate i distruttori. Wow! Ludin si gira bruscamente con le sopracciglia aggrottate, poi marcia fino al suo cerchio di tende e al suo seguito. Adesso parla Mogr. La strada degli erranti non è un'opzione con questi in giro. Akon dice la sua: potrei spaccare il cranio di quel ragazzo con una mano sola, e in questo caso sarei d'accordo perché è di un'arroganza veramente inaudita. Se Ludin non sarà dissuaso, dovrai occupartene tu, non lasciare che Ludin ti crei grattacapi. Andiamo, sono stufo di guardare questa schifezza, dice Akon. Cosa dica ai guerrieri, Akon? Cosa diciamo a questi guerrieri? Di loro di essere cauti, niente più perdite. Mogr, lo farò, dai l'ordine e ci metteremo in viaggio. Ok. Mogr e Ubin. Vediamo come siamo messi, abbiamo 65 giorni di provviste. Questo è il clan. Sono i Varl. Adesso ci siamo spostati di nuovo sui Varl. Siamo passati dagli umani con Rook, Aleth, Odleif, eccetera, eccetera. Diciamo sono due storie parallele, no? Ci sta dando il gioco capitolo per capitolo. E vi assicuro, è veramente bellissimo. Capisco che guardarlo su YouTube non è esaltante, non è avvincente, ma giocarlo è veramente, oltre che consigliato da parte mia, è veramente una goduria per gli occhi e anche per, se vi piacciono le storie fantasy, eccetera, eccetera,
è qualcosa di fantastico. Allora, qui possiamo guardare la mappa. Qui abbiamo gli eroi e ci voglio guardare un attimo perché nei Varl. Oh, tu lo conoscevi bene, non è vero? Ok, ho sbagliato qualcosa. Pensavo di vedere il mio roster, invece no. Vognir? No. Ah, beh, non lo so, mi ricordo di lui. Ricordiamo, Vognir è morto inizialmente, nel capitolo 1. Sempre a correre in giro per affari importanti, ma non l'ho mai conosciuto, non abbiamo mai avuto la possibilità di parlare molto. Nel senso, andatevi a recuperare l'episodio del capitolo 1. Più di quanto abbia fatto io, in ogni caso. Suppongo di sì, quando lui parlava, i Varl ascoltavano, questo lo sapevo. E non è facile, da quanto vedo, farsi ascoltare da un Varl. Anche se Ivar è molto disponibile, diciamo, è uno dei pochi che. Perché parliamoci chiaro, gli umani non è che sopportano i Varl, eh? Non è che c'è. È stato gioco forza quello di allearsi, quindi Ivar, diciamo che è un caso a parte, perché. Da come parla, Ivar, parlo del capitolo 2, da come parla, da come si esprime, si vede che è molto rispettoso, è tipo molto pacifico, nonostante abbia fatto anche la prima guerra per confinare i Dredge. Ok, suppongo di sì, quando lui parlava, i Varl ascoltavano, questo lo sapevo. Quello mi farebbe comodo. Lo scrivano si appoggia indietro, considerando quell'affermazione. Lo scrivano Ubin. Ho visto di peggio, ti rispettano per la tua capacità di maneggiare un'ascia, devono imparare a rispettarti per le tue azioni. Esatto, perché altrimenti se ti rispettano per la capacità di maneggiare un'ascia, più che rispetto è timore. Ma non stai parlando con il Varl giusto, Mogr ne sa molto più di me. Il massimo che posso fare io è tenere una penna. Cosa sta scrivi continuamente in quel diario? Ho sentito che ai tuoi tempi eri terribile. Cosa trascrivi continuamente in quel diario? Facciamoci un po' di fatti di Ubin. Che cosa intendi? Cosa scrivo? Scrivo quello che succede. Ok, sta riportando un diario di bordo praticamente. Se è per questo, c'è già lo stendardo. Infatti, questa è un'altra usanza del mondo medievale, no? Del passato, nordico soprattutto, quello di riportare i fatti su degli standard, su dei banners. Se è per questo, c'è già lo standard di Arberrang. Intendi il lungo standard? Sì, i riparatori ritornano fuori ancora sti riparatori, che ancora non ho capito che saranno una fazione dei Varl, non lo so. Hanno creato qualcosa che scrive la propria storia. Vuoi la mia opinione? Non mi fido. Akon, no? Racconta la storia in generale, manca qualche dettaglio, ok? Lui non si fida dei banners, dei riparatori, scusate. Quale storia descrive? La mia? La loro? Quella di Ludin? Che gli dei ce ne scampino? Ah, vecchia reliquia, gli dei sono morti da molto tempo. Oh, davvero? Vecchie abitudini, suppongo. Ok, c'è dell'ironia tra loro due. Si rispettano molto, c'è veramente un bel feeling. Ok, cosa pensi che sia successo al sole? Chiediamoglielo. Per gli dèi, come faccio a saperlo? Non avevo mai visto niente di simile. Sei preoccupato? Alcuni Varl della carovana pensano che il mondo stia per finire. Altri pensano che sia la cosa migliore che poteva capitare. Niente più mesi bui. Lo accetto. Se è la fine, io sono pronto. Che ne sarà di noi altri? Tutti all'inferno. Ah! Riposati, dai, la marcia è ancora lunga. Non facciamo l'altra domanda. Ho scarpinato per più colline di un centauro invidioso, non preoccuparti per me. Sembra un uomo che ne ha passate veramente molte, lo scrivano Ubin. Ok, vediamo un po'. Ok, vediamo un po' allora. Eric, portiamolo intanto. Siamo di qua la fama. Siamo qui nei Varl la fama è più alta rispetto agli umani. Quindi, questi per esempio li conosco molto meno, so che Gunnulf è un falco perché ci ho fatto il tutorial e Akon non ricordo adesso come adesso, perché non li maneggio da un bel po', dal tutorial credo. Quindi torniamo, li abbiamo soltanto messi così in ordine di attacco, ma non siamo pronti. Io direi che le provviste ci sono, il morale è altissimo, la fama è altissima, alta, i combattenti ce ne sono 185, quindi mettiamoci in cammino. Ok, e partiamo da Weatherfell. Ma guardate bene, cioè io, scusate, sono ripetitivo, ma guardate quanto è bella l'immagine, chiamiamola
chiamiamola la fotografia, anche se non è. Guarda là, dice Mogre, tra le colline e altri distruttori. Non più di una dozzina, però. Possiamo facilmente passare, oppure correre lassù e massacrarli. Vediamo, c'è da fare una scelta. Ludin ascolta. Questa dozzina di distruttori va in direzione di Strand. Gli chiedi quando ha iniziato a preoccuparsi per Strand. Risponde, io no, pensavo lo facessi tu. Che è veramente odioso, eh. È veramente odioso. È stato un peccato che quel Dredge non l'abbia ucciso quando ha fatto... quando è stato così abbastanza poco assennato di addentrarsi in quello scontro 3 contro 1. Intanto questo dettaglio, spero si veda bene, è bellissimo. Questo dettaglio è veramente bellissimo. Prendetemi per pazzo, ma anche le stesse collane, no, dell'HUD, veramente... Bah, vabbè, lasciamo perdere. Qua giù vediamo già il villaggio in lontananza, tra l'altro. Ok, o aiutiamo Strand, la città di Strand, o mandiamo alcuni guerrieri ad occuparsene, oppure ce ne occupiamo direttamente noi. Però abbandonare Strand a se stessa, ragazzi, questa è una decisione abbastanza difficile. Mandiamo alcuni guerrieri a occuparsene, dai. Lo farò, risponde. Speriamo che siano in grado di ritornare alla carovana. E speriamo. Eravamo in 185, vediamo se quanti ne vanno. Si precipita a trovare dei volontari. Lui e i suoi uomini non sono invitati. Ritorni a viaggiare. Vediamo. Meno 10. Ci abbiamo mandato 10 Varl. Eh? 10 Varl ci abbiamo mandato. Ok, altro dialogo. Akon. Puoi sentire i pesanti passi di Ludin mentre alzi il campo e ti prepari. Possiamo parlare da uomo a uomo? Beh, Ludin non mi sembra molto, molto uomo, a dir la verità. Possiamo provarci. Mi ricorda, non so perché c'ho la... mi ricorda il piccolo Lannister, il primogenito. Joffrey Lannister, cioè Joffrey Baratheon, scusate. Mi ricorda molto Joffrey Baratheon come carattere questo Ludin. Mi sembra evidente che ha intenzione di uccidere un sacco di distruttori lungo la strada. Ho ragione? Io personalmente no. Uccideremo i distruttori solo quando sarà strettamente necessario. Certo. Necessario? Non inganni nessuno, non ci crede. Ci vuole far passare per dei guerrafondai. Non dare per scontato che solo i Varl possono combattere, mi hai capito? Beh, dopo le tue incredibili gesta nell'ultima volta, diciamo che non è che... tutti possono provarci, ma non è che tutti ci riescano a combattere. E tu sei uno di quelli, della seconda specie. Stiamo portando la mia bandiera a Grofheim, la bandiera di Arberrang. Insisto per unirmi alla battaglia. Quasi squartato al tuo primo incontro, ok, glielo rammentiamo. Come vuoi tu, principe? Mi aspettavo più resistenza. Ecco, vedete, fondamentalmente è un... c'è il cuore come una nocciolina, come un arachide. Da Vognir, forse. Mi hanno detto che sei il suo Kendr. Ora, che cos'è il suo Kendr, lo scopriremo poi, anche after game può darsi. Ecco perché sei il capo ora, una sorta di parente prossimo. Non hai ereditato le sue responsabilità, ci chiede Ludin col fare altezzoso. Questo non significa che mi interessi cosa ti succede. Perché la linea dura, ragazzi? Io glielo chiederei. Vai. Perché ti comporti così? Non guardarmi più dall'alto al basso, non ti azzardare, ok? È stato come stuzzicare un vespaio. Quando sei vicino ai 200 anni è difficile prendere un ragazzo di 20 anni, giusto? Seriamente. È meglio che inizi a farlo, saremo entrambi re un giorno. Questa è l'ultima cosa a cui bisogno di pensare in questo momento. Akon è veramente un bel carattere, eh? Veramente all'inizio era abbastanza scontroso, ma adesso mi sta piacendo molto. Ludin ti guarda come se gli avessi dato un pugno in faccia, si dirige alla sua tenda prima di dire qualsiasi altra cosa abbia per la testa. Ok, l'abbiamo colpito, ma del resto un Varl di 200 anni, diciamo, con le parole sa tenere a bada un ragazzo di 20. Non c'erano dubbi su questo. Sforzo. Hai ricevuto alcuni personaggi con sforzo elevato. Non trascurare questo parametro importante. Lo sforzo ti permette di aggiungere più volontà alle tue azioni, ok? Puoi aggiungere più di una stella al tuo attacco? Aumentando lo sforzo a 3 puoi aggiungere 3 danni a ogni attacco, muoverti di 3 spazi più del solito. Questo è ottimo per gli arcieri, eh? Se hai abbastanza volontà per farlo, ovviamente. Ricorda, ogni statistica è ugualmente importante in combattimento. Scegli saggiamente.
Il bello è che ci aumentano i giorni di provviste e non ho capito perché coi VAR aumentano i giorni di provviste. In questo caso sarebbe proprio opportuno fare un training, ma non lo farò, non lo farò, assolutamente. Guarderò gli eroi, mi informerò così. Tra l'altro abbiamo una novità, eh? Abbiamo Irsa e Bersi. Allora, riguardiamo un attimo Akon, riguardiamo la sua specialità, la scissione. Ok, la scissione, la conosciamo la scissione. E non è male, questa già la conoscevamo. Poi Mogr lo possiamo promuovere, Akon no, però Mogr sì, promuoviamolo. Continua, sì, lo voglio promuovere. Che è il maestro di scudi, colui che tiene botta, no? L'abbiamo già usato, comporta dolore. E la sua specialità praticamente carica in avanti i nemici. Poi Gunnulf, Gunnulf se la merita assolutamente. Queste promozioni poi aumentano, vedete, i danni, gli output di danni, gli attacchi e in più anche gli anelli indossabili, gli anelli, le collane, eccetera, eccetera. Quindi lo promuoviamo, confermiamo. Ok, lui aveva tempesta che riusciva a colpire più di un nemico. Promuoviamolo ancora, migliora la sua abilità perché essendo a livello 3 colpisce fino a 4 nemici circostanti, quindi Gunnulf non va mai messo, diciamo, attaccato ad un altro da quel, insomma, ne vinco così, ne deduco che non va messo mai vicino ad un altro compagno, perché se si usa la tempesta si va a finire che si uccide il compagno, no? Andiamo avanti. Eirik, Eirik ha il raduno, l'abbiamo già usato, però non prende, dona volontà agli altri, agli altri compagni di battaglia. Ludin, veramente, vabbè, Ludin lasciamo perdere perché trafigge e respinge, potrebbe anche essere valido contro i dredge, ma non diamogli fiducia perché fondamentalmente ci sta sul cazzo il maestro lanciere Ludin. E Irsa, scorie ardenti, è un arciere, benissimo, io adoro gli arcieri, veramente li amo tantissimo in generale. L'arciere da assedio è un arciere da assedio, lancia su un'area di 5 caselle scorie che esplodono immediatamente. Benissimo. Lascia inoltre carboni ardenti in posizione casuale su caselle libere. Se il bersaglio è una casella vuota, i carboni appaiono prima su quella centrale. Camminare su carboni ardenti provoca un danno alla forza. Non è male, non è male assolutamente. Ok, dovremmo vedere l'altro, dovremmo vedere quello che è rimasto. Vediamo un po'. Eccolo qua. Togliamo Ludin, mettiamo Bersi. Vediamo Bersi. Wow, cattivissimo lui, eh. Tra l'altro c'ha... questi credo siano slot? Non so, eh. Uno slot più quello... No, non è, non so slot. Sono solo le placche di questo grembiule che sembra da fabbro. È un altro falco. Un altro falco, beh, probabilmente ci avrà la sua... la stessa di Gunnulf. Sì, infatti ha tempesta. Ok, 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 ok. Quasi quasi conviene mettere Ludin. Ok, portiamo via Ludin, dai. Eroi, usciamo dagli eroi. Usciamo dagli eroi. E il morale è ancora alto. Ok, quando compaiono queste icone significa che uno di questi personaggi rappresentati nelle icone ci vuole parlare. Allora, loro due sono i nuovi arrivati e lui è Mogr. Quindi parliamo con la nuova arrivata all'arciere d'assedio. Vediamo che cosa ha da dirci. Irsa, giusto? Lei guarda mentre ti avvicini, si tira indietro e punta il pollice verso la tenda di Ludin. No, sono qui per te. Pensa che andavamo da Ludin. Oh, sembra quasi sfregiata in volto. Possiamo parlare? Che brutta cosa. Vabbè. Irsa fa cenno di no con la testa, con il sorriso sulle labbra e le palpebre basse. No, non parla? Non parla. Perché no? Ah no, parla, non posso. In queste due parole, curiosamente contraddittorie, ricavi due impressioni. Lei ha una bellissima voce, come ossidiana, e questa potrebbe essere una completa perdita di tempo. A proposito delle frecce, se la guardia del corpo di Ludin... Bene, allora, chiediamoci se la guardia del corpo di Ludin. No, lui è la mia. Difficile a credersi. Prima che tu possa confonderti, lei scoppia in una risata brusca e rumorosa. Infatti. cioè, vedete il bello di questo gioco che... Cioè, mi ha fatto fare la stessa cosa che adesso è appena comparsa scritta a schermo. Tu sei la sua guardia personale, però. La sua espressione cambia in ovviamente. Ok, è Mu, non parla.
È una guardiana. Queste guardiane non parlano nei videogiochi. Ormai è noto a tutti, se sapete a cosa mi riferisco. Come hai fatto a finire con uno come Ludin? Fortuna. Non parli? No. Puoi farlo invece. Non posso. Sorride calorosamente, godendosi chiaramente il suo gioco. Ti guarda in attesa. Molto, molto, molto intelligente questa Irsa. A proposito delle frecce incendiarie, lei alza un sopracciglio, per cui abbiamo stuzzicato il suo interesse, abbiamo solleticato il suo interesse. Varle e fuoco non vanno d'accordo, cioè noi non, temiamo il fuoco praticamente. Ottieni solo un'alzata di spalle, vorrei dire, sti cavoli. Se hai intenzione di usarle, lancia una freccia con un movimento del polso così lesto che non lo riesci quasi a cogliere. Improvvisamente un uccello brucia sull'albero dietro di te e cade a terra fumante. Metà del campo si è voltata a guardare. Questa è veramente cazzuta, eh? Non dirmi di non farlo. Ti guarda in attesa. Bene, è stato un piacere. Lei incrocia le braccia, una mano sul mento e inclina la testa di lato, no? Così. Cazzutissima. Alla prossima, Irsa. Ha parlato? Ti fermi e guardi da sopra la tua spalla? Sono una strega, quindi fa attenzione. Wow! No, vabbè, ma... Cioè... Ma... Quante... Cazzo! Wow! Beh, cioè, bellissimo. Colpo di scena calato proprio... Wow! Si mette l'indice sulle labbra con un lieve shh. Te ne vai, non del tutto certo su cosa pensare. Misteriosa e affascinante a dir poco. Veramente bellissima, veramente bellissima. Personaggio favoloso. Andiamo a conoscere anche Bersi. Hai un momento? Come ti avvicini a Bersi, lui abbassa il libro che stava leggendo. Non ti sembrava un tipo intellettuale, è vero? Ma guardate con quanta cura sono scritti cioè, questi dialoghi. Tu sei Bersi e tu sei Akon. E almeno questo è chiaro, giusto? Cioè, non diresti mai che un Varl con questo aspetto possa essere una persona che legge, no? Ho alcune domande. Ok, dimmi cosa vuoi sapere. Cosa ci fa un Varl a lavorare per Ludin? Per cui anche lui è con Ludin. Irsa e Bersi, eh? Irsa e Bersi. Posso fidarmi di te? Che domanda difficile, dipende da cosa intendi. Chi difenderai se le cose andranno male? Diciamo che cercherò di salvarmi la pelle, quindi questo Ludin lo sa? Ludin non ha nemmeno capito che metà del suo esercito è qui solo per proteggerlo dalla gente con cui parla. Ridi alla battuta inaspettata. Bersi sorride. Cosa vuoi sapere? Cosa ci fa un Varl a lavorare per Ludin? Cosa ci fa un Varl a lavorare per un altro Varl? Che differenza fa? Esatto. Sembra che in questo momento tu sia il capo, quindi fammi un favore, non uccidere Ludin. Ci tieni a lui? No, ma tu fallo lo stesso. Come hai imparato a combattere? Esattamente come te, combattendo. Sai cosa voglio dire? Ho derubato commercianti ben difesi per molto tempo, è questo che intendi? Sì, e ora non lo fai più? Adesso ho un mucchio di lavoro, ci dice il buon Bersi. Non ti tratterrò oltre. Ci vediamo sul campo di battaglia, capo dei Varl. Potresti unirti a noi gli facciamo la nostra offerta, ma credo rimarrà con Ludin. Sono dove voglio essere, non dimenticare ciò che ti ho detto sul mantenere Ludin in vita, capito? Va bene, lo manterremo in vita. Mentre ti allontani, non puoi fare a meno di chiederti se c'era una punta di minaccia dietro a quella richiesta. In effetti, era partito spiritoso, ha finito con abbastanza, ci ha lasciato abbastanza dubbi. Ok, andiamo da Mogr. Ti chiederei come hai preso la morte di Vognir, ma conosco già la risposta. Davvero? Caro vecchio Mogr, conosco molti di questi Varl, ma non sono sotto il mio comando. Erano venuti per seguire Vognir. Posso dirti la verità? Non vorrei essere nella tua posizione. Nella posizione di Akon, ovviamente. Pensi che finiremo in una trappola mortale? Con tutti questi Varl? No, dovremmo essere a posto. La situazione però potrebbe complicarsi. Non mi piace essere quello che manda i Varl a morire. Mi piace preoccuparmi per me, e questo è tutto. Chi si aspettava che Vognir cadesse così contro un paio di distruttori? Mi sto ancora chiedendo cosa sia successo. Aveva ucciso centinaia di distruttori, non capisco. A volte succede e basta, niente di che. Sono sicuro che ha sorpreso lui più di noi. Anche se mi chiedo, no, non importa. Come
Comunque mi occuperò dei guerrieri, tu pensa a non fare qualcosa di stupido? Questo è chiedere molto. Ok, non hai sempre voluto essere al comando? Più di quanto già sia, altra corda e finirei per impiccarmi. Ne dubito. Dimenticavo, tu non c'eri a quei tempi, a un certo punto ho avuto più corde e mi ci sono impiccato. Quindi no, il comando non mi interessa, ce lo lascia, cioè lo lascia Dacon volentieri. Ok, cosa stavi per dire a proposito di Vognir? Preferisco non parlarne, Akon. Perché? Ok, è il genere di cose che ti farebbe rimuginare, ora devi mantenere la mente lucida. È meglio se lasci che me ne occupi io. Ok, se lo dici tu, non c'è bisogno di parlarne. Se ci sarà un motivo per tirare di nuovo fuori l'argomento, lo farò. Ok, è una promessa. Puoi dirmi qualcosa a proposito della nostra carovana? Metti insieme tutti questi Varl, metà vogliono colpirsi l'uno con l'altro, gli altri vogliono essere lasciati in pace, ok? Popolo bello focoso è quello dei Varl. Qualcuno che conviene tenere d'occhio? Ci sono un paio di capi clan che sono in competizione, non è un grosso problema, ho tutto sotto controllo. I combattenti che sono appena arrivati da Strand non sono male, ma sono indisciplinati. Dagli un paio di giorni, ok? Si alleneranno e verranno messi in riga, no? Speriamo. Ci sono alcuni che si lamentano perché devono combattere per te anziché per Vognir. Quelli sono quelli di cui preoccuparsi. Beh, non c'era dubbio. E gli uomini di Ludin, tra l'altro con cui ho parlato adesso con un paio di loro, non ne vogliono sapere di me, so solo questo. Ok, qualche problema? Può darsi, Ludin ha un Varl fedele che si chiama Bersi. Non sono sicuro da dove provengo o quali siano i suoi affari. Il bastardo sa come combattere, ma c'è qualcosa in lui che non mi piace. In effetti, la chiusura del dialogo precedente con Bersi non è stata proprio, diciamo, felice. L'inizio era stato molto promettente, la fine, la conclusione, meno felice. Anche la sua ragazza in rosso, Irza, fa paura. Ok, noi sappiamo che cos'è Irza, una strega. Essere sinceri, è probabilmente il miglior combattente di Ludin. Ho sentito che i Varl la chiamano la strega. Probabilmente lo è. Per via delle frecce infuocate, credo, è un bel trucco, ma il fuoco turba i nostri Varl più che i distruttori. Esatto, lo sapevamo. Continua a non avere molto senso. Strega? Tra l'altro c'era un anello che, se non mi sbaglio, che avevamo preso, comprato, che andava bene per le streghe. Però vabbè, forse mi sbaglio, eh. Sono ignoranti, Akon. Penso che abbiano semplicemente paura di lei. Questo ha più senso, non lasciare che lo scopra. Devo andare. Fammi sapere se hai bisogno di qualcos'altro, lo farò. Ok, io direi di andarcene. Tanto provviste ne abbiamo, il morale è alto, i combattenti ne abbiamo, 10 ne abbiamo mandati in ricognizione contro i Dredge, quindi rimettiamoci strada. Rimettiamoci strada e ammiriamo. Allora, mentre marci a fianco dei guerrieri, senti una conversazione. Sono felice di calpestare quella feccia come qualsiasi altro Varl, ma non mi sono unito per prendere ordini da Akon, dice uno. Apparentemente non si rende conto che sei a portata d'orecchio. Non voglio nemmeno morire per lui, afferma questo Varl. Ok. Attaccarla alle spalle sarebbe poco degno di un capo. Minacciarlo ad alta voce? Prendiamo nota della nostra presenza e proseguiamo oltre. Non sono sicuro che a Vognir farebbe piacere, ringhia ad alta voce. Perfetto, una risposta perfetta. Il Varl sobbalza mentre tu cammini oltre senza guardare nella sua direzione. A distanza senti il tuo amico ridere della sua sventura. Siamo stati eleganti, dai. Potevo anche sfidare a duello, ma. Ok, qui c'è un villaggio. Appare alla vista un piccolo gruppo di tende. Dall'aspetto sono mercanti. Chiedi cosa stanno facendo qui. Eravamo accampati alla pietra divina più avanti. Ok, sì. No, non è che ci rincontriamo, no, non credo. Siamo agli estremi della mappa, cioè non. Lasciavamo un'offerta a Dengel? Come si usa fare? La sua espressione cambia. I distruttori hanno cominciato ad apparire dal nulla. Alcuni di noi si sono fermati. Pensavano di essere al sicuro della pietra divina. Che io sia dannato se so perché. Noi, da quando siamo fuggiti, stiamo cercando di evitarli. La via per Strand non è libera, quindi non gli possiamo assicurare. Che il tragitto sia tranquillo. Chiediamo a loro se hanno qualcosa da commerciare. Non molto, non hanno molto. Ogni cosa di valore l'hanno lasciata alla pietra divina.
Non ho mai visto tanti varli in un posto solo prima d'ora. State andando ad affrontare quei distruttori? E noi gli diciamo di sì. Potremmo dividere alcune provviste se ne avete bisogno. Ma le provviste ne abbiamo, quindi ne abbiamo abbastanza, tenetele. Come preferite, però se passate dalla pietra di Dengel ho una richiesta. Il fratello di mia moglie si è fermato, lo riconoscerete da una collana con molti anelli. Se lo vedi, digli che siamo al sicuro a Strand. Accetti e i mercanti continuano per la loro strada. Ok, speriamo che non incappino in qualche imboscata a Strand. E continuiamo nel nostro cammino. Ok, la carovana rallenta in modo imprevisto. Le parole viaggiano lungo la linea e poi a Mogr che dice: i distruttori sanno che stiamo arrivando, ok, ci attendono. Probabilmente ci hanno visti a Vedorfell e hanno fatto il loro solito agguato. Sarebbe stato peggio se fossimo arrivati fra loro arrancando, ma li abbiamo visti prima. I distruttori ti guardano in attesa di vedere quello che fai. Quando è l'ultima volta che ne hai comandati qualche centinaio, Akon? Ok, siamo arrugginiti a livello di comando di truppe. Non ci pensare, i guerrieri possono prendersi cura di se stessi. Guerra. Quando ti imbatti in più nemici di quelli che il tuo gruppo può gestire, ti impegnerai in una guerra. Dai al tuo esercito ordini militari per adattarti alla situazione, ma tieniti pronto a sporcarti le mani. Rendendo la battaglia più facile per te, ti ritroverai con perdite superiori. Pure puoi impegnarti in una battaglia più dura, ma salvare più vite. Se sei disperatamente in minoranza, può essere meglio scappare, evitando completamente la battaglia. Vediamo. Quindi, cambia il tipo di gameplay. Ok, i distruttori sono allineati sul campo di battaglia, armi in pugno, una battaglia sembra inevitabile. Ok, ci troviamo proprio davanti a un esercito di Dredge. Facciamo un rapido conto, ci devono essere almeno 477 dei loro. Tu hai 185 combattenti e 456 Varl al tuo fianco. Quindi in teoria i combattenti sono in numero inferiore, ma il totale è superiore. Ora, anche da qui si possono vedere occhiate nervose tra le file nemiche. Questa sembra una buona occasione per far valere il vantaggio. Formazioni. Comincia a confrontare debolezze e punti di forza, tenendo conto del terreno, del morale e dell'aspetto del nemico. Se stai attento potresti riuscire a tenere bilanciate le tue forze. Ok, questo è un altro tipo di gameplay nel gioco, cioè gli dà più profondità, questo stile. Non è male, non è male. Dai l'ordine. Inizia a raccogliere le tue forze e raduni i tuoi alleati intorno a te, preparandoti a entrare nella mischia. Vediamo un po'. No, è lo stesso. Probabilmente andremo in una sezione piccola del... questo Berzi? Che ne dite? Berzi o Ludin? Berzi o Ludin? Berzi, dai. No, lasciamo Ludin, dai, diamogli fiducia una volta, iniziamo la battaglia. Wow, ne abbiamo tre alle spalle e uno con lo scudo. No, quello con lo scudo è clamoroso. Ok, partiamo. Partiamo. Abbiamo Akon, eh. Abbiamo Akon. Muovi. Cerchiamo di prendere questi altri prima, eh. Vediamo loro come si muovono. Ok, vanno subito a puntare la strega. Anzi, loro sono solitamente attratti dal mastro scudiere, insomma, dal maestro di scudi. Quindi, voglio fare un'altra cosa io. Qui. Ok. Finiamo il turno. Ok, loro non se lo filano proprio, Akon, eh. Ok. Avviciniamoci, incominciamo ad assestare qualche colpo, eh. Colpo. Come sempre. No, facciamo più danno di forza. Wow. Vai. Wow. Mamma mia. Potenza di Varl, veramente. Ok, 4, eh. Benissimo, ci sta. Ok. Eirik. 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 Muovi Eirik. Muovilo. Muovi Eirik, non vicino a Gunnulf perché c'ha la spazzata quella. Tergiversiamo con lui.
Passiamo al turno. La strega non me l'ha fatta ancora toccare, eh. Bravi, si sono ammucchiati praticamente contro Gunnulf. Ludin. Vabbè, lasciamo perdere. Qui. E passiamo il turno. No, non mi toccate la strega. 9. È finita già la strega? Cioè, non me l'ha fatta neanche usare. Neanche muove. No, vabbè. Cioè, ma stiamo scherziamo? Stiamo scherziamo? Passiamo il turno. Cioè, è fuori gioco la strega subito, così. Ma non è possibile. Muovi. Vieni qua. Porta dolore. Rompe l'armatura e restituisce il favore. Vai. Meno 2 all'armatura, tra l'altro. Ok. Adesso speriamo non prenda il maestro di scudi, perché il maestro di scudi, perché mi arrabbio tantissimo. Vediamo se riusciamo a fare una bella tripla. Sì. Peccato che il danno è veramente minimo. Minimo. Via, 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 via. Li abbiamo accerchiati, loro. Speriamo di resistere. Facciamo raduno. Chiediamo a lui. Ok, abbiamo dato punti volontà a Gunnulf. Wow, quanto è rimasto? 4 punti. Muovi. Vieni qua. Vieni qua che ci servi. Trafiggilo. Buono. Bravo Ludin. Wow, stiamo a lasciare il peggio per dopo praticamente. Muovi. Vieni qua. Ok, attacco. No. Scissione. Wow. Achievement sbloccato, maestro di guerra. Oh no. Sul più bello, cazzarola, sul più bello. Ok. Attacco. E lo facciamo qui. All'armatura. Uno, va bene. Va bene, vieni. Non so se è stato un bene o un male fare. Iniziare da questi piccoli. 6, 7, no, 6, ok. 8. Ok, fuori gioco, fuori gioco. No, no, no. Ok, 2 di danno alla forza. Quindi cominciamo a fare del male a lui con lo scudo, che è quello più temibile di tutti. Vabbè, io volevo puntare all'armatura veramente, però come ha fatto a fare 9? Vabbè, l'ha fatto perché probabilmente la nostra armatura era arrivata agli sgoccioli, quindi il danno si moltiplica. Scissione. Ok. Resisti per carità, eh. Ok. Porta dolore. Wow, meno 2 di armatura. Guardate se la piano tutti. Ok, ha fatto danno a tutti praticamente. A tutti. A tutti. L'attacco con lo scudo è fantastico, veramente. Il suo, non il mio. Allora, 15 di armatura, ma vi rendete conto? Finché ha quello scudo in mano è un incubo. Tra l'altro ci ha fatto fuori la strega immediatamente. Ha resistito. Però è arrivato praticamente. È arrivato. Fagli sta attacco. Ancora armatura. Dai. L'altro proprio non ce ne siamo curati. Sì, c'ha 2 d'armatura. Ok. Tu, caro re dei Varl, capo dei Varl, facci male per favore. Fagli del male. Ok. Ok. No. Wow. Ok. Ok, è rimasto senza difese, quindi qui ci sta un bel attacco. Un bel attacco. Ma come fai a fargli solo 1? È incredibile. Cioè, è rimasto senza armatura. Allora,
No, 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 no. Allora facciamo una cosa, perché qui non va bene. Attacchiamo lui. Perché faccio uno di danno? Dai. Che caspio. Oh! No, è andato. Non ce la facciamo, non ce la facciamo, eh. Ludin. Ludin, vieni dietro, alle sue spalle. E trafiggilo se puoi, ma ho i miei dubbi. Ok. Resisti. Scissione. Dai che cade. Dai che cade. Caduto. Va bene, siamo comunque sia in sovrannumero, eh. Quindi vamos. Cioè, paradossalmente è più cattivo lui che... Wow, benissimo. Maestro Lanciera, achievement sbloccato. Ti prendi il momento per osservare il campo di battaglia. Il nemico viene respinto oltre le linee. C'è il rammarico perché la strega non abbiamo potuto proprio usarla. E guardate da banner a banner come cambiano gli ornamenti del banner stesso. Piccoli dettagli, ma fighissimi. Puoi cogliere l'occasione di richiamare tutti e lasciare subito il combattimento. D'altro canto, inseguendo più distruttori, puoi radunare i tuoi combattenti e salvare più vite. Non avrai il tempo di riposare o cambiare il tuo gruppo, ma la possibilità di saccheggiare i tuoi nemici potrebbe anche rivelare oggetti che hanno preso da vittime precedenti. D'altro canto, inseguendo più distruttori, puoi radunare i tuoi combattenti e salvare più vite. Ma con questo gruppo di due? No, uccideteli! Io ci provo, eh. Cerchiamo di ucciderli il più possibile mentre fuggono. Attacchi qualsiasi distruttore abbastanza coraggioso da affrontarti. Wow, sono arrivati altri. Ovviamente solo con loro due, certo. Wow, no, sono tre. No, 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 ho sbagliato, voglio abbandonare. Voglio abbandonare la battaglia, non posso farlo, ok. Ok, sono stato un coglione. Per depredare, come si fa? Non lo sappiamo, non lo sapremo mai. Vai, Ludin, stavolta mo morirai, te lo dico prima. Ecco, poi soprattutto se non attacchi l'armatura... Proprio la palissiano che non ce la farai. Allora andiamo qui. Giriamo un po' alla larga, eh. Questo no, questo è cattivo, eh. Questi sono cattivi. Peccato, cioè peccato la strega, veramente. Sanguinamento, avete visto? Sanguinamento perché lanciere fa sanguinamento nella mossa successiva. Quindi lui adesso quanto ha? 8 e 5, eh. Però ha 8 ancora, quindi spostiamoci un po' qua giù. Che qua giù non ci arriva. Ok, lui si muove. Ok, muoviamoci qui. Trafiggiamolo un'altra volta. Non so se dura per più turni sta cosa del sanguinamento. Ok. Muoviti. Vai qui. Poi ritorniamo giù, casomai. Cerchiamo di guadagnare tempo. Non mi sembrano molto spaventati loro. Wow, due. Due. Ok, dovrei passare il turno per usare il punto di volontà. Però farò un attacco. E farò un errore, ovviamente. Uso il corno. E gli faccio due. Poi se si muove col sanguinamento potrebbe... No, no. Wow. 9. Ma stiamo scherzando? Wow. Wow. Ok, cioè, lo sapevo che avevo sbagliato a fare sta cosa, però che ormai l'ho fatta. Ok. È inutile, però lo vogliamo fare. Ormai è andata così. Addio. No, resiste un pochino. Non resiste più. Meno 28 combattenti, sconfitta, ma i nemici non dimenticheranno questo giorno. Ah, ok, è un extra. È un extra, ok. Certo, fossimo rimasti in più, e ripeto, se la strega ci fosse... ci avesse dato modo anche solo di spostarla una volta, invece no.
Sei svenuto cadendo e ti sei risvegliato fra i guerrieri che sono riusciti a sfuggire alla battaglia. Ti hanno portato via loro. Hai perso un sacco di buoni guerrieri. Non resta che andare avanti. Quindi continuiamo, continuiamo la nostra marcia. Vediamo un po', 157, ne avevamo 180 grosso modo. Abbiamo persi 28, sì. Morale è ancora buono, prima era alto, adesso è buono. Le provviste sono sempre alte e siamo al 18° giorno. Ci interrompe Ludin. Ha mandato avanti uno dei suoi esploratori, tra l'altro ottimo Ludin nell'ultima battaglia. Più agili e più veloci dei tuoi Varl, degli Hobbit praticamente. Uno corre indietro mentre passi la cima della collina senza fiato. Lo senti parlare con Ludin, distruttori, in quella direzione, a un giorno di distanza circa. Hanno trovato un villaggio, ok? I distruttori stanno assediando un villaggio. Gli chiedi cosa stanno facendo. Stanno facendo a pezzi il posto, lui dice. Forse un migliaio di loro o più, cercando chissà cosa. Questa battaglia sarà più dura del solito. Ludin è insolitamente silenzioso, in attesa di sentire cosa dici. Finalmente è preoccupato. Attiriamoli e cerchiamo di... Allora, prima avviciniamoci. Prima di fare qualsiasi mossa. Facciamo marciare l'esercito lentamente e silenziosamente possibile, il più. Ci vorrà un'altra mezza giornata prima di poter spiare il villaggio. Quando sarete in vista, preparerai un piano, esatto. Che poi potrebbe essere lo stesso, ovvero quello di farli dividere. Il villaggio, forse è questo qua giù che vediamo, disegnato divinamente, o forse no. Con il villaggio ancora un giorno di distanza, stai mangiando durante la marcia. Un Varl si avvicina. Abbiamo discusso prima, dice Gris. Gris, lui. Ti ricordi di lui? Sosteneva che a lui non importasse del tuo comando. Ok, è quello che ci... non era d'accordo sulla successione, no? Sulla nostra, sul nostro primato, no? A capo dei Varl. Avevi ragione in quello che hai fatto. Lasciami unire alla tua guardia e combattere al tuo fianco. La sua postura orgogliosa e i suoi occhi sono sinceri. Hai una sola possibilità. Gli dici di fare rapporto a Mogr. Io non sto scomodo nelle retrovie. Commetti un errore e ti farò staccare la testa. Nessuno perderà il sonno per questo. Lui dice di sì e va a parlare con Mogr. Ok, è obbediente, finora. Chissà se poi il contatore dei giorni abbia un limite. Viene anche sto dubbio. Sei abbastanza vicino da sentire i rumori dei distruttori negli edifici sottostanti. Il paese sembra invaso. Attiriamoli fuori, suggerisce. Ok, era quello che volevamo fare prima. Non resisteranno a un'imboscata. Avremo più fortuna in campo aperto. Affrontiamoli. Anche se probabilmente siamo feriti, perché siamo tutti feriti, forse, dall'ultimo scontro. Mandi avanti i tuoi spaccascudi per attirare la loro attenzione. In poco tempo i distruttori sono riuniti, per cui non li abbiamo divisi. Ok, sono di nuovo allineati, vediamo, facciamo un rapido conto. Sono 481 più, prima erano 477. Noi siamo meno, siamo molto meno. Le due forze sono all'incirca alla pari, insomma, non c'è alcuna garanzia di vittoria. Sorvegliateli. Guardando attraverso il campo di battaglia, ti chiedi se un approccio tattico sia meglio. Se tieni la tua arma rinfoderata, sarai in grado di assistere alla battaglia da lontano e dare ordini a mente lucida. Però non sai come potrebbe andare a finire. Ascoltate i miei ordini. Ti sistemi nelle retrovie e cerchi di dirigere il caos della battaglia nel miglior modo possibile. Oggetto acquisito: pettine della madre tessitrice. Abbiamo perso 34 combattenti. Vediamo un po'. Varl perduti 84, infatti erano 300 più di, sì, 387 erano. Va bene, un'altra battaglia è andata, cioè stiamo facendo estinguere i Varl praticamente, se continuiamo così. L'assalto dalla città è un disastro, i Varl perdono rapidamente terreno e siete sopraffatti. Molti guerrieri cadono nella ritirata, dobbiamo aggirare il villaggio, dice Mogr. Purtroppo sei d'accordo, ok, tra l'altro era una delle opzioni presenti prima. Ci vuole un giorno intero per aggirare i distruttori rimanenti. Mentre costeggi la città, noti i corpi di alcuni alleati caduti nella battaglia, incluso Gris, no, quello che non ci accettava come capo e poi invece voleva difenderci con la vita, e lo ha fatto a quanto pare. Il Varl con cui avevi discusso prima, la cosa mi colpisce, esatto, cioè la reazione c'è prima di quello che leggi, è vero. E questo è il bello di sto gioco, soprattutto, cioè c'ha la forza della trama, dei dialoghi.
Senti un grido echeggiare nel vento. Un comune saluto, Varl. Una carovana di Varl si sta dirigendo nella tua direzione. Probabilmente qualche centinaio. Bene. Bene, speriamo si uniscano a noi. Vediamo. Fasolt. Tu sei con Vognir, giusto? Lo ero, Vognir non ce l'ha fatta, sappiamo tutti che è morto. Ok, la situazione è grave qui, ma questo non me l'aspettavo. Non si aspettava della morte di Vognir. State portando lo stendardo di Schlid. Cosa sta succedendo? Non c'è Ulfar al comando? Io sono Fasolt, Ulfar è ancora Schlid, nel caso ci fosse bisogno. Mi ha mandato a incontrare Vognir, cioè te. Non abbiamo visto accadere nulla a Schlid, per adesso. Cosa intendi? Nessun distruttore, non hanno attraversato Schlid, provengono tutti da Rigeorn, lo abbiamo appena scoperto. Cioè, da ovest praticamente della mappa, perché Rigeorn è ad ovest. Neanche nord-ovest o sud-ovest, proprio ovest. Un gruppo è andato da quella parte, noi siamo venuti qui. Rigeorn, il forte sulla baia, sì, infatti c'era la baia. Quel posto è stato abbandonato per centinaia di anni e lì hanno proliferato evidentemente. Anche se loro sono venuti dal nord, erano stati rinchiusi lì, da Grey, adesso non mi viene il nome, Greyhorn mi sembra, Greyhorn, vabbè, lasciate perdere quello che ho detto, il nome della città, comunque se avete capito bene. Già, forse è per quello che sono lì, a detta di tutti sembra essere un'altra dannata invasione, a meno che non vengano sia da nord che da ovest, ma non, perché mi sto focalizzando su sta cosa? Si intromette Ludin. Aspetta un maledetto minuto. Cosa hai fatto? Fai attenzione, lo ammoniamo un attimo, eh. Fai attenzione tu, che cosa hai scatenato? Pensi che gli uomini non ricordino la storia? Il lungo stendardo è appeso ad Arberrang. La seconda grande guerra ci ha quasi fregati tutti. Cosa hai fatto questa volta? Chi diavolo è questo? A Grofheim, ecco come si chiamava. Chiudi il becco, Ludin, non ti spacco la faccia. Ludin gira la testa nella tua direzione con gli occhi spalancati. Non sa se sentirsi insultato o minacciato. Che ordini ti ha dato Ulfar, Fasolt? Dovrei offrire tutto il supporto necessario. Unisciti a noi. Ho preso 330 Varl con me e Ulfar vuole sapere cosa sta accadendo a Rigeorn. Si va a Rigeorn? Qual è il tuo piano? Chiede a noi qual è il nostro piano. Questo è un crocevia del gioco, eh. Dobbiamo scegliere se andare a Grofheim o a Rigeorn, o dividerci da Ludin anche. Andiamo a Grofheim. Andiamo a Rigeorn. Le parole ti restano in gola perché hai detto Rigeorn? Tu intendevi Grofheim? Mogra ti dà un'occhiata perplessa, c'è qualcosa di strano. Eh sì, in effetti. A Rigeorn. Non puoi spiegare esattamente cosa è successo. Stai sentendo quella sensazione di formicolio come prima. Come se fosse un sogno, le parole insensate di Ludin ti riportano alla realtà. Preparerò i miei Varl, seguiranno i tuoi ordini, Akon. Ok, almeno si è unito a noi. E Ludin ci dà del pazzo, è appena detto che un esercito di distruttori si sta riversando fuori da quel forte, esatto. Vattene a Grofheim, principe. Avere il tuo sangue sulle mie mani sarebbe peggio che non fare niente. Questo mette a tacere Ludin per un momento, è combattuto. Voleva mettersi in salvo, ma non fuggire come un codardo. Si aspettava di averti al suo fianco. Guarda i suoi uomini. Siamo già a questo punto. Se questa è opera dei Varl, io lo saprò, e così anche mio padre. Inoltre, hai bisogno dell'aiuto mio e dei miei combattenti. Dove vado io vanno anche Irza e Berzi. Irza mi piacerebbe tanto poterla attestare sul campo di battaglia. L'inaspettato voltagabbana di Ludin ti coglie di sorpresa, come un veloce calcio negli stinchi. Mogr non riesce a soffocare una risatina. Ma guarda, il principe ha del coraggio. Ok, Mogr, cioè dobbiamo scegliere. Preferirei che tu fossi al sicuro a Grofheim, farlo scegliere da solo, o dargli un colpo in testa e mandarlo via. Fai quello che vuoi. Dipingimi come il cattivo, Akon. Che me ne importa? Sono stufo che tu faccia tutto quello che ti pare in questa alleanza. Queste sono terre dei Varl. Stiamo affrontando un esercito di distruttori. Quanta esperienza hai in materia? Vero, gli umani non li hanno mai provocati fino alla guerra. Voi state iniziando la terza. Ok, Ludin probabilmente sostiene che i Varl siano dei guerrafondai. E qui emerge tutto quello che ho detto prima riguardo al fatto che gli umani, comunque sia la maggior parte degli umani, non sopporti i Varl, è costretto a conviverci
in alleanza proprio per questa ricomparsa dei distruttori dopo la Seconda Grande Guerra. Portare i distruttori al genocidio è un gioco per la tua razza? O lo colpiamo e ci allontaniamo, o lo colpiamo e lo mandiamo a Grofheim, o ci allontaniamo. Peccato perché io la strega la volevo, veramente. E prima ci sarebbe servita, solo che, cioè, penso sia una casualità, non ce l'ha fatta usare. Ci allontaniamo. Imprechi e minacci un pandemonio. Il principe non vuole dipendere da te. Se Ludin rimane, resteranno anche i guerrieri di Fasolt. Si uniscono alla carovana. Più 330 varle, più 60 provviste. Mogr, ho sentito qualcosa di strano pochi istanti fa. Dimmi che questo non è un sogno. Se lo è, allora fai dei sogni di merda, Agon. Dicono merda, i varl, attenzione. E si riprende il cammino verso Rijorn. Vediamo un po' la mappa, per favore. Perché io mi ricordo che era ad ovest, estremo ovest region, vicino alla baia, appunto. Ok, noi siamo partiti da Wetherfell. Ok, stiamo percorrendo questa strada e quindi ora gireremo e andremo verso Rijorn, che è uno dei sei corni costruito a piedi del Monte Lungo. Rijorn si affaccia sulla baia di Dengor e Strand e fu costruito quando i distruttori iniziarono a emergere regolarmente dai profondi fiordi vicini, minacciando il commercio. Nel corso del tempo i distruttori diminuirono nei pressi di Rijorn e quando scomparvero del tutto il forte cadde in disuso. Per cui andiamo al forte di Rijorn, che sarebbe questo. Quindi probabilmente andremo qua. Schlid è qua. Stavamo andando verso Schlid. No, loro vengono da Schlid. Ok, ci siamo incrociati praticamente. Loro mi pare vengano da Schlid, abbiamo però raccolto 330 varle. Quindi continuiamo, le provviste stanno scendendo. 123 combattenti, sono sempre pochi, però tanti varl. La camminata che si avvicina alla pietra divina è un massacro. Ti ricordi che molte pietre divine sono state costruite su colline affacciate su altre pietre divine, in modo che i viaggiatori possano seguirle e trovare la strada tra le città. Questo ricordo non serve ad alleviare le tue pene, ok? Oh, abbiamo avvistato distruttori. Mogr li ha avvistati vicino all'inizio della carovana. Improvvisamente rocce nere ti sfrecciano sulla testa. Ecco che era quel rumore. Una pietra sbatte contro lo scudo di un varle vicino, esplodendo in un lampo di luce e frammenti affilati come rasoi. Dietro gli spaccascudi. Ok, mettiamo avanti gli spaccascudi, vai. Battaglia, battaglia. 652 dei loro cioè sono sempre di più loro. Io ho 123 combattenti. Io mi ritirerei. Stavolta mi ritiro. Mentre la carovana. Consideri seriamente cosa fare. Mentre la carovana fugge, subirà certamente pesanti perdite con il nemico alle calcagna. D'altra parte, a volte la fuga è meglio di un massacro completo. Io la proverei per vedere anche quante perdite. Se ne perdiamo 10, ma non credo, minimo una ventina. Vabbè, scappiamo. La carovana e i guerrieri battono in ritirata. Puoi già sentire le disperate grida di coloro che sono rimasti indietro. 18 combattenti e 93 varle. Mi dispiace, però che dovevo fare? Continua. Cosa diavolo sono questi? Ti chiedi guardando gli insoliti distruttori frombolieri. Nessuno lo sa, senza preavviso. Si riferisce a quelle rocce che ci hanno tirato prima, credo. Frombolieri, poi i frombolieri erano storicamente lanciatori di sassi islamici, no? C'erano anche i frombolieri. Comunque, li potete anche vedere su Stronghold Crusader, no? Anche questi. C'era proprio l'orda dei frombolieri che lanciava sassi. Un distruttore squilibrato e mezzo morto salta fuori da cespugli e si getta sullo Yogg's attaccato al carro del tesoro. Se è mezzo morto, finiamolo. I Varl, sorpresi, sfoderano le armi, non prima che l'intero carro scivoli sulla roccia liscia verso lo strapiombo, fermato improvvisamente da un basso ringhio. L'enorme carro di metallo dondola precariamente sul dirupo. Uno Yoxx confuso oscilla, ancora legato alle sue redini. In cima, il distruttore si tiene stretto. Gunnulf sta impedendo all'intero carro di precipitare. Con una mano afferra il carro con tanta forza da sbiancare le nocche. Con l'altra è aggrappato a un tronco d'albero. Dici a Gunnulf di lasciarlo andare. Provi ad aiutare Gunnulf. Prova a colpire il distruttore.
Lanci una pietra grande come un pugno. Questa rimbalza sulla dura armatura del distruttore con un tonfo. Appena appare Ubin, sbuffando, l'albero scricchiola sotto la presa di Gunulf e si sradica. Tutto quanto improvvisamente scompare alla vista. No! Wow! Questa zona comunque è piena di distruttori. Cioè, stanno a succedere veramente le cose più brutte mai successe. No, grida il vecchio Varley. Il carro precipita e si ribalta sulle rocce, lanciando il suo contenuto nella neve in una pioggia d'oro e sangue. Lo Yox e il distruttore vengono fatti a brandelli. Gunulf giace immobile, le membra divaricate in modo innaturale. No, dovevo aiutarlo. Dopo lo shock per la morte di Gunulf, ti sorprendi a chiederti perché il distruttore si sia fondato sullo Yox. Poi realizzi che il problema più grande è l'immensa fortuna che ora giace in fondo al dirupo. Niente da fare, non abbiamo tempo. Dimmi tu, Ubin, provi a coprirlo, a tornare più tardi. Lascia alcuni varri a raccoglierli e ti ritorni a Strand. Proviamo a recuperare. Sicuramente moriranno altri per recuperarlo, eh. Con poche opzioni ti accontenti di mandare un uomo con una corda nella valle. Grida che il corpo devastato di Gunulf è morto e con il loro peso combinato la corda non terrà. L'oro è sparso fra le rocce, troppo lontano per essere raggiunto. Affronti il fatto che è stata una completa perdita. Il giorno dopo sei in marcia e di nuovo a mani vuote. Wow, morale a terra. Effettivamente, il morale per forza è a terra. Accidenti. Tra un po' ci sediamo. Questa dovrebbe essere una delle pietre, eh? Una delle famose pietre che abbiamo già incontrato. Esatto. Succederà qualcosa, di solito vicino a ste pietre. Esatto, la carovana si ferma sotto la pietra divina per un breve riposo. I guerrieri sono contenti. Oh, vedi, è bastato arrivare qui. Stavo per mettere l'accampamento, dico la verità. Però per fortuna la pietra ci ha rincuorato e rinfrancato. Spero anche ristorato. Questo non aiuta i cadaveri sottostanti, però. La terra alla base della pietra divina è segnata, come se ci fosse stata una lotta. Mercanti, nessun distruttore. Intorno a Dengor c'è una varietà di prodotti. Una botte di vino, vecchio chissà di quanti anni, dell'argento, una statua di pietra o lare, offerte a un dio morto. Lasci i morti e le loro offerte. Lasci le offerte, ma cerchi il fratello del mercante e raccogli tutto quello che puoi. Lascio le offerte, ma cerchi il fratello del mercante. In mezzo al mucchio di cadaveri uno scintillio cattura il tuo sguardo. Peschi una collana d'oro con 5 anelli infilati su di essa fuori da una casacca. Il fratello del mercante. Immaginavo che non ce l'avesse fatta, mormora. Prendo la collana per restituirgliela. Lanci la collana a Mogr e gli dici di tenerla. Se di qualcuno ti puoi fidare, quello è lui. Esatto. Più 10 di fama, ok. Ci ha portato a qualcosa comportarci in questo modo. Chissà perché, c'è un moscerino che mi sta... Ok. Chissà perché credevano che qui alla pietra divina sarebbero stati al sicuro. Siamo completamente esposti, se vogliamo riposare ci conviene andare un po' più lontano. Esaminiamola, la pietra che l'altra volta ci ha fatto meditare con Rook. Dengor è stato sempre uno dei preferiti dagli umani, dio della fortuna. Credevano, l'altra volta era il dio della caccia, infatti l'altra pietra che avevamo incontrato con Alette e Rook. Credevano che portasse fortuna, ricchezza oppure qualsiasi altra cosa desideravi, ma non potevi ottenere da solo. La parola fortuna ha un sacco di significato. Alla fine passi oltre. Speriamo che la fortuna giri verso di noi. Oh, ok, achievement sbloccato. Anche visitare tutte le pietre dà degli achievement. Siamo al giorno 23, eh? E per fortuna abbiamo risollevato un po' il morale.